gindobre eccoci benvenuti alla sessione per magda cinta prezzi stasera Magda. sabrina che è quella luce blu che vedete adesso arancione è lì pronta per noi <ride> ti faccio una induzione rapida conto semplicemente da 5 a 1 e ti connetti a magda ok cinque 4 3 due Dimmi, se la vedi. Powiedz, czy ją widzisz? Allora, vedo lei su. Che mi saluda da un pianeta, sopra una palla, una sfera, che io percepisco come un altro pianeta. Widzę ją, jak wita się ze mną. Pozdrawiam mnie. znajduje się na jakiejś kuli, a ja odbieram tę kulę jako właśnie jakąś inną planetę. Come si chiama il pianeta? Jak nazywa się ta planeta? Al. Mi viene all'irok Rock, all'irok Rock, Ali Rock. Ali Rock. Ok, lei, lei è lei e ti dà l'autorizzazione. C'è Taist yes, Faticchneona e c'è È strano perché vedo lei come con la fisionomia di oggi che cambia e diventa mh, una forma un umanoide con i capelli lunghi e le orecchie a punta, però so che è lei. To trochę dziwne, bo z jednej strony widzę ją tak, jak wygląda tutaj dzisiaj, ale zmienia swój wygląd, przekształca się co jakiś czas w humanoida o długich włosach i spiczastych uszach. Ok, wiele di prezentacja sua forma di Magda, non quella di un humanoida. ja by okay. ukazała di się w takiej formie jaką jest tutaj dziś w formie Magdy, a nie humanoida. Ok, scende dal, da questo pianeta con uh, delle scale e si avvicina verso di me. Tak, ok. Opuscia ten pianeta schodząc po' in quegli schodi e przycodzi bliżej me. Ok. E lei, adesso è lei. Tak, teraz Lei che mi. Mi tende. Sì, me la sta. Infatti, io lo stavo dicendo, me la sta dando. Mi tende le, le mani. E mi dice ok mi tende le mani come per è contenta di stare qua e che di sessione. ok causa esoterica del fatto che sto vedendo l'immagine ed il viso di edita in un modo che non ho mai visto tutto pixelato strano non so se si vedrà nella registrazione ma credo di sì cause esoterica. Socenna esoteryczna, że moja twarz jest teraz dziwnie jakoś wypikselowana. Mi adventa lei allegat, cioè a questa entità, questo essere che sta su un altro pianeta, ma non è lei che lo interferisce molto, però lo sento molto questo essere. Chodzi o tego humanoida z tamtej planety, o którym wspomnieliśmy i ona jakby bardzo interferuje tutaj z MacDon Insomma, sì, perché pixela l'immagine di Edita e non di Magda? Ah, la vedi che è mój Magda? Mi viene semplicemente che interferisce, però quando, lui, quando questi si avvicinano. A volte con un intento e altre volte si avvicinano ed è una è una, un riflesso, non è voluto a volte, cioè succede perché si interferisce con uh, l'elettronica, diciamo così. Cioè tutta nie jest jakby intencją zakłucanie tutaj w żołądkach, po prostu sam fakt, że że interferują, powoduje takie pewne zakłucanie. Cause teorica del fatto che è tutto scomparso quando Edita ha iniziato a tradurre quest'ultimo pezzo. Przyczyna ostateczna faktu, że to wszystko zniknęło, gdy ta zaczęła tłumaczyć ten ostatni tutaj fragment, uh, questo si è accorto, że stiamo parlando di lui, di lei, i e... jest e come se gli abbiamo fatto dane, a adesso mi sta guardando con una faccia arrabbiata. Widzę, że to Ten gość zorientował właśnie, że go tutaj odkryliśmy, i teraz patrzy na Sabrinę z takim złowrogim wyrazem twarzy. Ok, questo quindi è un umanoide del paese, del pianeta Alli Rock. E come si chiama? E un umanoide del pianeta Alliroc, come dice flash. 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 Che DNA ha possiede? ma DNA ha? viene rettile. Reptile. Poi, non lo so, mi viene quando cerco di identificare il DNA, un DNA che non conosco. Mi viene di un di esseri che non, non saprei definire. Non, non, cioè non è mantide, non è, è un DNA che non conosco. Non so, è alieno comunque. Jest też jakieś inne opcje DNA, które Sabrina nie stanie identificare, ponieważ nie zna tego DNA. Sono fatti. Mi, mi, Vedo questo, sono come fatti eh, in provetta proprio loro, questa razza qui. La razza wygląda che jakby byli zrobili, stworzoni w jakichś probówkach. Va bene, pare però che abbiano sempre una somiglianza con qualche animale. Qui, eh, qual è la somiglianza? Ci ricominciano jakieś kole La faccia mi sembra, quando me lo stavi chiedendo, ho visto gli occhi da coccodrillo, cioè si è tipo. e è cambiata, è diventata con occhi da coccodrillo e poi è tornata diciamo come però con gli occhi a coccodrillo, quindi proprio rettile. chodzi tutaj jakąś Sabrina zobaczyła oczy najpierw krokodyla, a potem jakby zmieniły się w oko jakiegoś powiedzmy humanoida. Hanno delle orecchie lunghe, lì vedo che delle orecchie lunghe a punta i widzę również takie podłużne spiczaste uszy. Nella serie Star Trek, Star Trek ci sono delle razze simili, Dr. Spock, no, aveva mm. le orecchie a punta. Nascono da questi 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 Serialu Star Trek są podobne takie postaci jak Mr. Spock na przykład, czy mają one z źródło właśnie w tej rasie? Mi viene da dire che comunque sì, nel senso che tramite film in qualche maniera vengono dette cioè mh, si basano su qualcosa di reale, quindi mi viene da dire comunque in generale sì. Poniekąd tak generalnie, rzecz mówiąc tak, zawsze to co pokazują nam w filmach è tak bazuje na czymś co faktycznie istnieje, coś co realnie Va bene, quali sono le altre entità che hanno a che fare con Magda? Come è stato interferire con il Allora, rettili, ok. so Mentre guardavo questo rettile che vedevo accanto a lei, sopra il rettile ho visto un um, sim, simile a, una, a un falco, però... una una faccia un po' più non so, allungata strano sembra la faccia da colibrì comunque un falconiforme insomma tym reptylem, którego widziałam obok niej widzę również istotę z rodzaju sakołowatech ale o twarzy o głowie troszkę bardziej wydłużonej przypomina troszkę kolibra ale jest to istota E sopra vedo questi tizi qui, questi esseri con le orecchie allungate che sono li vedo molto energeticamente, diciamo li sento tanto, ecco, questo. Mi sembra come se lei è stata su questo pianeta, non riesco ancora bene Czuję, tak jakby ona faktycznie była na tamtej planecie. Czy stata con le di Magda? No. Czy była tam wyglądając tak jak się tutaj dziś wygląda? Magda? Nie. Dita precedente. Chodzi o poprzednie życie? Paralela. Mi sì. sembra. For... Non riesco. Allora, ho un po' di confusione, sono sincera, perché sento molto questi qua che mi. insomma che mi confondono. All'inizio mi sembrava lei come clone. Eh, totai ne da końca jest w stanie to określić, bo jakby próbują e e mi вдається sobrenie, że chodzi Poi okay. Creati no, non fa niente, va bene. Creati okay. una stia, la stia è la gabbia dei polli, mm. Mm. Una stia dei polli energetica. Emettici tutti questi che ti danno fastidio dentro. To teraz wykreuj taką klatkę, jak powiedzmy na ptaki czy na kurczaki, i umieść tych wszystkich, którzy tam przeszkadzają ci, umieść w tej klatce. Nawet energetyka. Kie sukcesu. Si si cisi, cisi, cisi. Olosundo. Cisi, cisi. No, wow. Io non ho fatto niente. Aspetta, Cosa è successo? Che è questa sì, sì. roba? C'è cioè, Magda, te lo vedi tutto sta. Magda, che cos'è? C'è cioè, un paesaggio con degli alberi. Ma io non hai visto una roba del genere. <ride> cosa sciop. vedi? <ride> Tag, eh, sì, vedo quello che hai veduto praticamente: gli alberi sono soppini, sono delle rocce. Con, con noi, come sì, come, come con in banchi. cinema? <ride> sì. Ma. Eh, Magda, ci vede così? Eh, Magda, no. te, te, te vedi Ci vede così? Spero che ci sia nella registrazione perché Vabbè. è bellissimo. Purtroppo devo interrompere la registrazione perché. No, no, no. Non possiamo usare vedere? Apri gli occhi? Sì, sì. Vediamo se sa bene. Bene, rieccoci qui. Uh, abbiamo riavviato tutto perché stavamo vedendo.

Vediamo solo le entità. Allora abbiamo detto questi abitanti di questo pianeta, i falconiformi, giusto? Sì. Ci riduriliśmy tanto istote. Veddiciamo teh sakołowatech. Poi che tadala, che jeszcze Ho visto dei rettili subito. All'inizio siamo venuti chiamiam reptilian. Mhm. Ci sono vedo delle mantidi che lavorano su di lei durante l'abduction. abductions przeprowadzane na przez Poi adesso mi è venuta questa cosa qui e il DNA di questi esseri è non so se mi è venuta, dico quello che mi è venuto, mischiato con i felini. I teraz pojawia się taka informacja, Sabrina że DNA tamtych istot, o których mówiliśmy wcześniej, jest jakby wymieszana również z DNA felinoid felinoidów. Oltre oltre, che con uh, i rettili, però adesso lo vedo, c'è stato un collegamento al energia, cioè sono riuscita a capirlo meglio, vedo mm. questo. To reptosatomicznym DNA. Teraz uh, lepiej to jakby zobaczyła Sabrina i są felinoidy również. E i in alto rispetto alle altre sì. Entità. Sì, sì. To wyjaśnia fakt, że widzisz, że odbierasz tych obcych znacznie wyżej niż inne istoty do tej pory. Tak. a A ponad tymi istotami, które mają to DNA felinoidów, w sobie kto jeszcze jest? Io vedo sempre Zeus. Stavolta seduto su una poltrona, molto soddisfatto. Che sta ridendo di noi questo qua oggi. Vidaus, non accettando e ti ha di sbardio che nas Ok, io non so se Skype ha fatto degli aggiornamenti e ci sono delle nuove impostazioni, eccetera. Però quello che abbiamo visto noi che non si vede nella registrazione, Qualcosa di veramente strano. Non wiem, czy to chodzi o aktuali, che tam si odbywano tutaj na Skype. To, co zapytaci przed chwilą, po bardzo dziwna. Ci sono delle rocce in una foresta con degli alberi, e ci sono come. Delle, delle sedute lunghe per, da cinema dove si vedeva edita, io, tutti noi quattro, insomma. Było w tle zdjęcia jakichś drzew, to były chyba sosny, były jakieś skały, i były jakieś takie podłużne ławki. Wyglądało to, jakbyśmy siedzieli wszyscy razem, całą czwórką w kinie. Kauza esoterica i czyli przyczyna esoteryczna tego faktu, i znaczenie tego. Kauza esoterica są. Adesso vedo Zeus che ride, i e questi esseri di questo pianeta, che si applaudono le mani da soli. Mm. Przyczyna ezoteryczna to widzę teraz Zeusa, który się tutaj z nas śmieje i widzę tych i tamtej istoty z tamtej planety, które teraz się śmieją i biją brawo. Ej, Ej, a, a, jak, a jakie było znaczenie tego faktu? Allora, według... è stato proiettato un'immagine di questo pianeta dove noi siamo stati messi lì come pupazzetti, dicono così. Cioè vogliono farci capire la loro potenza di, di sovrapporre ogni volta che vogliono quello che vogliono. Czyli jakby to taj swą przewagę w ten sposób zamanifestować. Pokazali nam jakby obraz tych eh, ich pianet i nas tutaj siedzących takich kukiełki. Na tych ławkach. Come esprimere la loro potenza. Tak, jakby chcieli tutaj zamanifestować swoją moc w ten sposób. In effetti, nei sfondi sfocatura di Skype non c'è quell'effetto. Quel non c'è. Na tych gotowcach, w tych tapetach gotowych Skype'a faktycznie nie ma takiego zdjęcia. Ale jest pewnie. Oggi è così, ma era strano, mamma mia, ho visto, ma che roba, mamma mia, io poi commedia proprio Hot sto... Gary. È una commedia questa, Magda. Come sta? Eh, Magda sorride, Sta bene, no, la facciamo oggi. Um, dicevi? È un pezzo? È un pezzo di pianeta quello. Sono... È come se loro hanno voluto. Dire, a eh, parte tutto, come fastidio, interferente, all'inizio non desiderato da loro, poi quando hanno visto che quello che, che stava succedendo, l'interferenza che possono avere con, con noi, con i nostri computer, hanno giocato e hanno sovrapposto il loro un fotogramma del loro pianeta su di noi. E si sono messi a ridere, Zeus sopra che ride. No, początku nie było to ich intencją, ale potem zauważyli, że mogą taki namarny wykręcić, jakby nałożyli obraz tej swojej planety na na tutaj na na nasz obraz i się potem śmiali z nas. Come si chiamano gli abitanti e quanti sono in questo pianeta? Jak nazywają się mieszkańcy tej planety i ilu ich jest? Un pianeta minianega piccolo, non è grande. Pojawia mi się informacja, że planeta jest niewielka. Gli abitanti, się si chiamano? A me viene Arrubani, Arrubani. A, a, a mieszkańcy tej planety nazywają się Arrubanami. Quanti sono? Ilu ich jest? circa. Milion cinquecento. Un milion Ok, allora siccome si vogliono divertire, mi diverto anche io. Vogliamo giocare, gioco anche io. Entro nella scena nel pianeta e nel centro del pianeta apro un eh, portale definitivo che attira dentro tutti quelli che hanno fatto questo gioco. e e i Mi fai alzare un attimo le vibrazioni, per favore. Alzale. Ok, allora, puoi ribadere, entri nella scena e mettiamo, lo puoi ribadere. Portale definitivo al centro del pianeta dove entrano tutti quelli che ridevano e che hanno contribuito a questo scherzo. Questo è il numero da giure. Uh -huh. Ne entrano 10. Codici tam 10 arroich. Va bene, Ed. Questi qua, adesso ho visto un'altra cosa, sono mischiati con i felini, ma quando esce la lingua come un serpente, fanno come fa il serpente. ma Sabrina zobaczyła, że są pomieszane, mają DNA pomieszane wprawdzie z felinoidami, ale zobaczyła taki język wychodzący z ich usta, jakby to był język węża. Va bene. Ti danno fastidio? Che succede? Nadal tam no? mm, ci się sì, naprzykrzają. L'energia mi, mi da. Cioè mi danno fastidio e poi non l'ho mai visti, sono, non l'ho mai visti, li sto guardando tutto qui. Tak, nie są zbyt przyjemnie, a poza tym nie widziałam nigdy takich istot. vediamo gli Magda. To teraz przejdźmy do implantów, jakie ma Magda. Gola. Gardło. Qualcosa sul, in mezzo al petto, nel resso che blocca respiro. Coś w środku klatki piersiowej, coś co jakby blokowało oddychanie. E vedo anche um, qualcosa per, per esportazione, di, qui insomma, sulla parte sui genitali. E coś w okolicach organów rozrodczych poi vedo qualcosa anche sulle gambe alla fine delle gambe eh sopra le caviglie dietro il polpaccio un po qualcosa lì il terzo pot coming up cost kami io vedo questa cosa qui mentre parlavamo di impianti tutti quelli con nominato è come se eh, ci sono, gli attaccano dei fili per uh, addosso, eh, per fare. Da di loro? Sì. E vedo adesso anche te, questi implanti che vi menzionavano, sono połącione attaccati a metà Come dei connettori, come non lo so, per l'elettrostimolazione? Sì, qualcosa così. Jak coś do elettrostimulacji però viene, cioè, vengono attaccati dei fili e questi fili vengono anche attaccati. E io adesso vedo su questo pianeta qua, adesso ho collegato questa cosa, un macchinario che con questi fili vengono attaccati a questa sorta di macchina. I visitasz na tamtą planeta, jakieś urządzenie na tej planeta? E te właśnie kable sono połączone z tym urządzeniem na tamtej planecia? però io vedo un'altra cosa anche qui ho visto questa scena dove comunque la sua anima si ribella a questa cosa qua alla vita testa natras di tushar appunto dice procircata moris chiamo in che modo non mi sembra che si sta ribellando visto che si è infilata in questo casino via che sposto pesce appunto in vita ciò che c'è un tavolo che non solo fa che ha fatto come avere un potere in mano, cioè non sapere come utilizzarlo lei non vorrebbe, però non sapeva come bloccarli perché li reputava, cioè lei reputava comunque questi esseri come esseri superiori, e quindi in certo qual modo mozz w swoich rękach, allora nie vedla che usić, poniżej w pewnym sensie uvażava che è stata verci od siebie. Va bene, gli impianti sono questi e basta. Stavo vedendo prima che mi prudeva la testa, qualcosa anche. Però non so, se è più, più energetycznego più, piuttosto che impianto sulla testa. Comunque. Qualcosa po, sulla testa. Poczułam okay. też coś w okolicy głowy. Numery redaction. Liczba uprowadzeń? Mnie poche. Mnie poche. Due al mese circa. Jest ich niewiele około dwóch na miesiąc. Va bene. A quanto sta vibrando Magda? Jaka jest wibracja Magda? Me adesso viene 3 miliardi. 3 miliardi. A quanto è la consapevolezza della sua PS? Jaki jest poziom świadomości jej duszy? 95%. 95%. Equilibrio tra PS e Czy jest równowaga między duszą a ciałem eterycznym? Ma il ene pie 55. ciała eteryczna. Va bene. Causa esoterica di problemi di relazione eh, di con le donne, con amici, donne, colleghi donne. Eh, jaka jest przyczyna ezoteryczna problemów eh, relacjonalnych z kobietami zarówno jeśli ja, chodzi o pracę, jak i znajomości. A me viene questo, come se. Non so se è una vita parallela. E la vedo che è, è innamorata di una donna. Pojawiła mi się chyba, gdzie Magda cojana, è in una copieta. Vedo, mi sta mostrando, sì. È una vita passata parallela, dove adesso mi sta mostrando lei in un'altra vita. In, in, con dei capelli diversi e che è per mano con un'altra donna e sono innamorate ma si nascondono, mi viene questo. Poco cosa mi togliete, è ma in pratica mi nevoce, a vita è non saremmo in casa, ma io sono innamorata e mi sono e E perché la difficoltà nelle relazionarsi con le donne se semplicemente ha una vita parallela in cui vive una storia d'amore con una donna da donna? Ma perché ho problemi in relazione con le coppiettami tutori? Solo a ma le coppiettami vengono gettate parallelo? Un suo modo di la respinge ris l'essere femminile perché in quella vita lì mi sta mostrando che vengo, che scappano, vengono, eh, non possono viversi il loro amore all'aperto perché stiamo, intorno mi, viene, mi viene medioevo, non lo so. E quindi riporta qui questa cosa e quindi allontana. E proprio l'essere femminile, che lo sente molto in sintonia con lei, in in realtà. To tak jakby odrzucała energię żeńską tutaj, w tej rzeczywistości, ponieważ tam właśnie miała problemy, musiały się ukrywać te kobiety, było to był okres średniowiecza. Causa esoterika della mancanza di relacji eh, a lungo termine con uomini. Przyczyna esoteryczna braku relacji z mężczyznami, stavo vedendo quello mi sta mostrando. Quello che accade in questa vita qui adesso, allora, uno è che lei è molto legata in realtà alla sua parte femminile. Alla parte femminile pierwsza z to to, że ona jest bardzo silnie połączona ze swoją żeńską częścią. Io la vedo una. La sento molto sensibile, molto delicata come, come percezione di anima. è come una cosa molto sensibile, molto delicata, anche a livello d'uscita. È come se mi viene a dire questo, questa cosa qui. Lei mi sta mostrando questa vita per dirmi che, che, comunque, è come se lei venisse capita di più da un essere femminile piuttosto che maschile. Pokazuje mi to życie, tak jakby pokazywała, że bardziej jest rozumiana przez eh, energię żeńską niż przez energię męską tutaj. È un discorso sì, è un discorso energetico, a to, di mh, di repulsione di alcune cose e attrazione di altre. Questa questione è energetica, cioè odrzucanie jednej jednego komponentu, a jakby przyciąganie innego. Mm. Um, causa esoterica del fatto che non ricorda il passato, ma solo delle piccole cose, no, przyczyna esoterica fakt che non pamięta mm, sua exescenza z wyjątkiemi niektórych, tylko wydarze. Chodzi tutaj o prowadzenie abduction. Poi vedo mentre me lo chiedevi. Ho visto la scena di quello che accade, è, è come se fosse un, un, lo stessa Scena per tutte le abduction: cioè, loro fanno l'abduction. Ogni volta la stessa maniera con lei, collegandola a questi eh, impianti, a questa macchina e la analizzano, la, la studiano, gli prendono energia, studiano la sua, il suo essere. Każde uprowadzenie przebiega niemal dokładnie tak samo Wydza za każdym razem tą tę samą scenę, e te wszystkie kable, które tam ma podłączane i studiują ją, ja, ja, pobierają od niej energię. poi come sempre vedo come se in ultimo eh, resettano comunque la la parte mentale e allo stesso końcu vedo che za każdym razem jak dobrą robią reset jej części mentalnej Va bene, e lei ha parlato di qui ed ora. Magda mówiła nam o tym, że żyje tu i teraz. Liberamente che ti viene. Co takiego przychodzi ci na myśl? Lei vuole essere felice, vuole godersi gli istanti, ci vuole stare qui, però è complicata ancora. Una cosa scesiva, allora questa trudna. Cioè, secondo me, mi viene come se lei, eh, quando dice io voglio vivere qui e ora, volesse eliminare, volesse farsi un lavoro di pulizia, la vedo legata al lavoro di pulizia. West. Gdy, gdy mówisz, że chciałaby żyć tu i teraz, to eh, widzę, że chciałabyś sama siebie oczyścić tutaj w ten sposób. Va bene, arriviamo all'esperienza della ayahuasca. È stata vissuta due o tre volte, ma la prima volta, tre anni fa, eh, są successe alcune cose. Eh, teraz przechodzimy do ceremonii ayahuaski. Po raz pierwszy eh, miała to doświadczenie trzy lata temu. ha incontrato ha visto dei extraterrestri, dolicocefali. dollicocefali. E poi, za la razem volta, quando ha avuto la sua scelta, ha avuto la sua scelta, ha avuto cioè con la testa allungata come alcune divinità egizie Tak jak niektóre la egipskie scelta, ha ha avuto nessun effetto ha E lei tutta questa aventura l'a fatka perché non sentiva amore per se stessa e perché sperava, że in questo modo si muovesse qualcosa per poter andare e, Następnym razem, gdy próbowała tej ayahuaski, już nie, nie miała tego samego efektu praktycznie nic nie widziała. Było to taki, powiedzmy, akt desperacji, ponieważ chciała odnaleźć miłość własną poprzez te ceremonie. I jeszcze kolejny element tutaj jest taki, że też nie wchodzi w samodzielnie w hipnozę. Allora, quello che vedo è questo. In realtà, è quello che, che ha visto, cioè, lei l'ha percepito come quel tipo di, di, di alieno, diciamo di extraterrestre. Quello che io vedo è che ha visto questi esseri al quale lei è collegata di questo pianeta qui. In realtà, quello che ha visto in tante visioni, sono state le stelle o cui parlavo in tante pianete, in tante o in cioè, io questo, questo. Questi che giocano? Sì, i... questi che. Ci che tutti si sono snappiati, non mi rinunciavano all'obrazzo. Ma vedo la testona? Ma le mani alla due guove? No, io vedo che, che lei si è collegata a questi qui. In realtà, lei li ha percepiti come questi qua con la testona perché è, un, cioè un, è un, una tipologia che lei già conosceva evidentemente quindi la mente deve sempre comunque e eh, razionalizzare, quindi li vede così, ma in realtà non sono loro, sono, non è quello che ha visto, sono questi di questo pianeta da qua, al qualco alle lei è collegata, io vedo questo. Nie tak naprawdę chodziło o te staty, które mną jest połączona, które interferują z nią, ale ona zobaczyła ich jako właśnie tych tych jajogłowach, ponieważ to jej umysł tak to zinterpretował, ponieważ był to obraz jak obcych, które ona znała, już gdzieś tam. там come se lei io vedo proprio questa scena qua mentre Mentre no, parliamo. No, ma è chiaro, ma perché non ha più avuto queste visioni nelle successive sedute di ayahuasca? Lei si è spaventata, come se la sua mente si sia bloccata, mi dice mi muove che si è tanto, episodio. Lei lì si è staccata proprio dal corpo. Io vedo questo: una parte di lei è proprio uscita e è andata a vedere questa, questo suo collegamento. E, e quindi la volta dopo, comunque, è come se a livello mentale si fosse messa automessa un blocco, e quindi non, non, non volesse in realtà vedere. Ja zobaczyłam, że podczas tego pierwszego razu ona wręcz oddzieliła się od swojego ciała tutaj, udała się to na tą planetę i tak ją to jakby wystraszyło, że już potem nie chciała tego więcej widzieć i po prostu tą blokadę. Va bene. Cause dla della bassa concentrazione. problemów z koncentracją. E a me viene sempre... Due cose mi vengono. Una è l'abduction. Quando mi hai detto qual è la causa esoterica della bassa concentrazione, l'ho rivista eh, collegata a questa macchina con questi fili. La vedo come sospesa nell'aria. È strano, la vedo sospesa attaccata a questa macchina. Zapacciamo tutta una scena che non è spoilerata con i cablami di tante macchine, e vedete che Bona. È come se. La, è come se stavo dicendo che gli, gli mandano delle si voleva, Sì, esatto. e mi tossi impulsi che la, la mascherano, che la lo uno, no? No? Mm. che tak właśnie sprawiają w ten stan takiego zmieszania. Quindi sono le abduction e sono gli impulsi, diciamo. Sì, cioè sì. chodzi o to autoprowadzenia i o te impulsy, które wysyłają. Ok, se è la stessa, uh, dimmi solo che è la stessa. Ba causa esoterica della bassa disciplina. Cioè, ta la stessa la stessa cosa, non riesce a essere ferma sulle sue cose. Mi viene che questi impulsi comunque la, la straniscono molto. Mi viene questo. Tak, tu hai la stessa precedenza e tu hai i tuoi impulsi molto sciolti, Taka mała stałość w dążeniu do różnych celów, do wykonywania pewnych rzeczy. Mi è comparsa la faccia di questi esseri di questo pianeta, mezzi felini. Pojawiła mi si twarz tych istot z tamtej planete, tych pół felinoidów. A me viene che questi, comunque, sono ripeto a differenza di, di come percepisco, sono comunque molto, confondono molto. Si insinuano. Parekro, e i mentre lo dicevo, ho visto anche NEDL, però. Bardzo okay. silnie uh, oni właśnie oddziałują bardziej od innych istot, i poza tym zobaczyłam jeszcze tutaj istotę świetlistą. Okej. ona una skacza, scaccia, uh, skowa i DL, così che tutti kontemporaneamente da Magda. To teraz wyrzuć z siebie jakąś taką wibrację, która ukaże nam tutaj wszystkie te istoty świetliste, niech one wyjdą teraz z Magdy. Ce ne sono quattro. Sono quattro istotte świetliste. Mebbene, che loro eh, lavorano molto sul discorso amore. Amore. Eh, Bardzo wpływają on then to take na sfera związaną z'ammiuością. Enfatizzano la sua emozione, che, che comunque è. Diciamo bella, però la, la, la enfatizzano a tal punto che diventa la ricerca di qualcosa che non, non esiste. Io vedo questo. Cioè, come wzmacniali toccio di miłości, e powodują, come ona sia ciągle in poszukiwaniu czegoś, co non istnieje. È esagerata, la portano all'esagerazione, quindi la, la anche, anche loro la, la distraggono da questo punto di vista. Cioè wzmacniają aż do przesady toccio, w Magdzia. Ok, equilibrio lavorativo scarso, cioè o lavora troppo o lavora troppo poco? Eh, a me viene da dire sì, sicuramente tutto questo quadro con questi qui che danno un sacco fastidio, gli EDL che lavorano a livello emotivo e di sensazioni e poi c'è come se a livello energetico mi viene la risposta di questa domanda, c'è uno squilibrio, quindi è come se lei... O è bianco o è nero, cioè o si concentra e fa solo quello e lavora 15 ore oppure basta, si dedica a se stessa. Se cioè, non riuscisse a trovare un equilibrio tra il da farsi e il se stessa, non lo so se mi sono spiegata. Eh, sì. <ride> Chodzi to jakby kształt tych wszystkich interferencji, czyli te istoty, o których mówiliśmy z tamtej planety, plus te istoty świetliste, jakby ona tutaj nie mogła znaleźć równowagi pomiędzy tym, o czym tutaj mówiliśmy. Kauzy esoteryka della sonolenia quando legge un libro. Przyczyna faktu, że Magda zapada jakby w sen, gdy czyta jakąś książkę. Sonole. quella sorta di questo questi avversi se sì, questi impulsi da dell'abduction che ha accogliuto in polsa che ho provato lei nel momento in cui si ferma praticamente c'è questa dualità adesso la vedo ancora di più cioè, o sta a mille a fare mille cose se si ferma eh, dorme io vedo questo, differenza, questa dualità I tutaj widzę jeszcze bardziej ten dualizm, że albo robi coś na milion procent, albo nie robi nic. No le lekzy. Przyczyna faktu, że nie kończy rzeczy, która? Ma energetikami la forza, Energetycznie nie ma siły na to wszystko. Eskarika. Wyładowuje całą opróżnia się z całej swojej energii. E poi vedo che comunque lei si entusiasma, sento questa cosa qui, nelle cose, in tante cose, anziché magari concentrarsi su una. E z'è z'è odda się wielu rzeczom E comunque fa parte di tutto questo casino, insomma. E ma to związek z'è con obrazkiem interferencji, o którym mówiliśmy. Peso. Che sale, che si abbassa, che sale, che si abbassa. Problemy z wagą, raz jest duża, raz jest mniejsza. Tak jak tam z tą pracą tam brak równowagi. C'è qualcosa nella gola? Io non so, adesso mi viene così, anche se, mai, se mai controllata la tiroide. È un discorso ormonale mia. Gola, e impianto so gola. na poziomie gardła, tam chodzi o ten implant, ale nie wiem, czy ona coś badała kiedykolwiek, jeśli chodzi o tarczycę, o hormony. No. Non l'ha mai fatto un, un esame, no. cioè. Fallo. quindi non c'è una causa esoterica, c'è una causa fisica, cioè non ha una Allora, mentre me lo chiedevi, io, a me è venuto tiroide, quando mi mi è venuto di, 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 di fare questo controllo. A livello più alto, se mi innalzo, vedo una disfunzione ormonale. Więc jakieś braki w magii hormonalnej, tak się pojawiło mi się tutaj taka informacja, żeby dać ci tą sugestię, żeby zrobić sobie badania pod tym kątem. Credo sia fisica, credo sia fisica. Zależy tylko parzialnie dal cibo. Czy zależy zależy tylko w niewielkim stopniu od pożywienia, które spożywa? Io mi sento di dire di sì, mi sento di dire che è dovuto a un discorso fisico, chiaramente consequenziale, sicuramente a tutto questo che energia che Che corre, che, che, di quello che accade, però la vedo fisica. Mi è venuto subito tiroide, quando me l'hai chiesto. Tak, od razu pojawił mi się problem związany z tą tarczycą, kiedy o to zapytałeś. Va bene, ed infine, causa esoterica della psoriasi, a aviso, testa, gomiti e anche altre parti. I przyczyna esoteryczna łuszczyce, głównie w okolicach głowy, ale również na łokciach? Come viene che è un suo scarico energetico per quanto riguarda quelle, quelle scariche che, che gli mettono dentro. È come se la, la pelle, cioè il suo corpo in qualche maniera, comunque è il suo modo di far uscire, di espellere. Chodzi tutaj o te impulse che la tratta, come se una chiave si fosse posbivata pop przez scura È una reazione: ecco. Jest reakcja na to, co jej tam robią. Va bene, chiamiamo il papa di Magda. Teraz wezwijmy tatę Magda. Morto quando lei aveva 18 anni, e secondo lei, causa della sua indisponibilità emotiva. Tata zmarła, gdy Magda miała 18 lat, i według niej to przyczyna odejście, taty jest przyczyną jej niedostępności emocjonalnej. Vedo, vedo un uomo che sta su una giostra che gira, tipo carosello, viene così. Eh, poi c'è come si chiama szczęsna sedente na Ha un cappellino un basco, tipo un basco siciliano, non so se conosce del basco. Sì, mm -hmm. sì, esatto. Ma na głowie jakieś jakąś taką czapkę baskinka, forse come il classico cappello del siciliano, no? ah, okay. siciliano. Ah, ok, con la specie di C'è una specie le di spagnuola, c'è po una croce di uova setterisca, ok. Mm -hmm. Gira sulle giostre, gira su questo. Mm. Giostra? Giostra, sì. Su un cavalluccio, è saluto su cosa? seduto su una sorta di macchinetta, di macchina finta, chiaramente. io c'ho giù sopra nel tei caroselli e siede in takim, powiedzmy, samochodziku sobie Il il della della giostra eh, lo decide lui. A cioè, il okręcaniu się tej karuzeli decyduje on sam? No. Ja. incastrato è in un vortice. Nie, tak jakby był tam zablokowany w jakimś takim wirze. Va bene, ma di fatto lo decide lui. Quindi facciamo piovere su questa giostra della pioggia dell'acqua, e quell'acqua contiene tutte le informazioni delle sessioni. Ale ostatecznie tak naprawdę to on o tym decyduje i teraz sprawmy, żeby na tą całą karuzelę spadł deszcz z informacjami. Vedono na nuvola sopra la giostra i e piove. Widzę chmurę nad tą karuzelą i teraz pada deszcz. Ok, il padre si bagna, la giostra si bagna. Vai avanti un po' nel tempo fino al momento in cui il padre decide di fermare la giostra. I teraz cały ojciec jest przemoczony od tego deszczu i teraz udaj się do końca tej sceny, kiedy ojciec decyduje o tym, że ta karuzela się zatrzyma. Sięde dalla giostra e... Si è fermato, scende dalla giostra e viene davanti. Poi è è, è mh, confuso, dice, non capisce bene cosa sta succedendo. Trzymała się Kalusella, Sedni e teraz è troppo zdesorientowana e non rozumia cosa si stavo. Va bene, allora torniamo indietro insieme a lui, nel tempo, al giorno in cui è venuto a mancare. Day my się un Vrasnimo da Dniav, którym smaru. Abbiamo la causa esoterica di questa morte. Jaka była przyczyna ezoteryczna tej śmierci? Ok, lui aveva deciso di, di fare così, va bene, ma qual è la causa esoterica? Co on tak o tym zadecydował, ok, ale jaka była przyczyna esoteryczna? Un pacto. Jakiś pakt. Z kim i o jaki pakt chodziło? E A me viene che è legata a questi esseri qua, questi mezzi felini. poi è vero che mi si informa che ha związek z tymi istotami, o che mówiliśmy wcześniej, z tymi po' felinoidami. Di che tipo? E eh, che Mi hanno fatto sentire la, di essere stanco, di stare qua. Che on poc'è un si smęczony bycemi tutaj, e adesso dovrà. a adesso sta. eh, stavo... si Stavo dicendo io, li, lo vedo legato a loro. Adesso è come sì. se vedo proprio un collegamento. Quando prima pure mi dicevi la giostra, stavo capendo. È come se sta accanto a, questo, a questi qua, li vede come dei, li vede come. Quasi liadora, no no so, mi Właśnie chciałam to powiedzieć, gdy zobaczyłam tą karuzelę że jest właśnie połączony z tamtymi istotami i postrzega ich jako coś w rodzaju bogów. Mienię uno skambia, mi się stana, come se via della fija. A, pojawiło mi się to coś w rodzaju takiej wymiany, żeby on tam poszedł jakby w zamian za córkę. Ci ha preso lui per non prendere la figlia? Cioè, se le zolche non un po' brutto, non Ma quanto sono bugiardi, ma. Va bene, lo lasciamo un attimo lì il padre che assista alla fine della sessione della figlia e chiediamo a Magda di andare al cluster e di dirci quanti patti e contratti vede lì e in che modo. To teraz niech zostanie do końca sesji, niech się przegląda i teraz udajemy się z Magdą do klastra i zobaczymy jakie tam są pakty i kontrakty. Widzę, libri, dei libri con tutte diverse książki o bardzo różnych okładkach o różnych kolorach. Mili mostra su... No, un semplice libreria di legno con dei libri colorati, con tutte copertine colorate. Są tam jakieś takie proste drewniane półki, i tam znajdują się na nich te wszystkie kolorowe książki. Qual è il libro che riguarda questa vita? Która z tych książek dotyczy tutejszego życia? Libro viola fioletowa książka. E qual è il patto in tre parole che riguarda questo libro viola, questa vita? Storie da sola. A jaki jest pakt związany z tym konkretnym dotychczasem życiem i odpowiedź pada bycie samotną. Okej. Okay. Co nie vuole fare? Co chce Magda z tym zrobić? No, li vuole levare. Chi se ne Che lo faccio? Portale di sinistra? Scusami, tutto stavo tempo. guardando questi qua. Che li abbiamo, scusate, mi se interrompo, perché mi danno fastidio. Li ho messi dentro. L'avevamo già fatto prima, però ho rafforzato la, la gabbia da pollo. Non Sabrina Non si può. Sobrina. Musiała zwiększyć ochrona, boh. Dają tam. Sprawiają problemi, tutti sobrini. Mi no, fanno la linguaccia. Mi fanno la linguaccia. Pokazują język, Sabrina. Vabbè. E di fanno la linguaccia, tu prendi delle belle forbici energetiche gli tagli tutte le lingue. E te ne escono je tagli. To ty weź teraz nożyczki energetycznej po obcina im te języki. Le galline sono irrequiete. Eh... Eh, e sono. Eh, sono... Eh... Muovono okay. tutte, sono nervose. Okej, kury są eh... takie właśnie niespokojne. Hanno capito le galline che stanno per finire nel forno. Eh, ah, per quello che scocciano. Eh, Zrozumiałe, te kury, eh, co się z nimi teraz stanie, dlatego dodatkowo się naprzykrzają. Va bene, avvicinati alla stia delle galline, con le tue forbici e taglia tutte le lingue che vuoi. To teraz podejdź tam do tego kurnika i obcina im te wszystkie języki, które tylko zechcesz. No bryła io ja pure la goda. Io mają także ogony i poobcina im te ogony. Tutaj gli avanzi di queste galline vanno già in un portale definitivo. Perché interferiscono con te e tu lo puoi fare. i wszystkie <susurra> te odpady udają się teraz do definitywnego portalu. Ponieważ interferują z Tobą. Fatto. I już. Torniamo a Magda. Cosa vuole fare? wracamy do Magdy. Co chce zrobić? Vuole essere libero. Chce być wolna. Chcieć działać. To niech zacznie działać. Sta prendendo tutti i libri, li mette uno sopra l'altro, li prende e li, li getta via in un buco. Bierze wszystkie te książki, umieszcza je jedno na drugi i wrzuca je wszystkie do dziury. Finalmente si gira e la vedo. Era di spalle, prima, adesso la vedo bene. Ora per la się właśnie si è proprio avvolta, Come la vedi? la sì, vedi Ok. Quali eh, risultati ha prodotto questa eliminazione dei contratti? E adesso che risultati ha prodotto questa wszystkich dei contratti? Si è aperta, io vedo a livello energetico un'apertura nei confronti delle persone, delle altre anime. Otworzyła się na poziomie energetycznym, jeśli chodzi o inne dusze. In più vedo anche una. sento come un'accettazione più di se stessa e del, del suo modo di essere. Dodatkowo mm czuję taką większą akceptację siebie samej tego, jaka sama jest. Mhm. Mm ok. Andiamo all'Avatar. Tu teraz dodajemy się do awatara. Czeąm komputer chiuso questa volta. razem jest laptop zamknięty. Lilava darsi alzato dalla sedia. I ten takookeauka wstała z tego krzesła tam. robi? Zerowy. Bawia. Odchodzi sobie. Lailo lo prende lo Stavolta me lo mostra in questa modalità. Lo riduce in tipo coriandoli in tutti i pezzettini inutili. E adesso, quando piace a te, ti riducono e riducono anche le maniche Ok, li butti in un portale definitivo e li butti in un portale definitivo. dove volevo andare il fantoccio? Gli c'è se te la cucchiaiaia udaci. Voleva scappare, prendersi un altro computer. Mi dice. chciała uciec chciała sobie wziąć inny komputer ale już Magda con il computer la scrivania la tastiera ha buttato via tutto a ah, tutto Magda już teraz wyrzuciła wszystko do dziury komputer to krzesło to biurko tam wzięła wszystko tutto e lei l'ha ridotto tutto encorindoli mi lo mostra così e Thomas, a małe kawałeczki wszystko zredukowała Beh, è una festa, quindi corriendo li ricordano il carnevale e questa è una festa. Cioè, questo ci powiedzmy, Per lei sì, perché sorride dalla cluster. Per lei è e se cluster. E sorride anche adesso. Ehm, ci sono ancora entità, abduction, eh, EDL, e le galline nella stia? C'è qualcosa ancora? Czy jest coś pozostałe? Jakiekolwiek istoty, istoty świetliste, jakiekolwiek interferencje, te kury, cokolwiek? Mentre lo dicevamo, lei ha butato via tutto. Tranne le galline. Nie, wcześniej wyrzuciła wszystko z wyjątkiem tych kur. Tak. Perché? po klaster, e awatar, le galline są ancora lì. Dlaczego po klasrze i po awatarze nadal są tam te kury jeszcze? Lei le vuole buttare via, però fa difficoltà con questi qui. chce perché c'è stato un legame con, questa, con questi esseri, un legame, non so, parallelo, passato clone, un clone o un'altra vita. C'è stato un legame. Ponieważ było bardzo silne połączenie, powiązanie z tamtymi istotami. Być może chodziło o poprzednie życie, być może o klona. Si jest si inganno, pod dyfiką. Zdaję sobie sprawę, że chodziło o jakieś oszustwa tutaj, ale ma z tym wszystkim problem, mimo wszystko z usunięciem tego. Czyli laszam lekozy Czyli chcę to tak zostawić tak, jak jest? Ha allungato la mano, sta prendendo questa gabbia con tutti questi tizi dentro. Mi è la rękę e bierza tą klatkę z tymi wszystkimi L'ha buttata via. L'ha gettata Bene. Cosa fa il padre davanti a questa scena? I co teraz robi tam ojciec, który przygląda się tam wszystkiemu? Si le in questo momento il cappello e ha fatto un inchino alla figlia. Zdjął sobie tą czapkę i ukłonił się przed obliczem córki. Come per dirgli, wow, brawi. Tak jakby powiedział, wow, super. può fare lo stesso anche lui. Può andare attraverso un portale, dove? Piu desidera staccandosi da ogni entità i e da ogni patto. Se lo vuole fare, ce lo dica e ci dica anche se vuole lasciare un messaggio alla figlia. Teraz ojciec może zrobić to samo, może uwolnić tutaj od wszystkiego co dziemskiego, może otworzyć sobie portal, uwolnić się od wszystkich paktów, i niech nam powie, czy chce zostawić jakąś wiadomość dla córki. Vedo, że si apre un portal, monta una moto. Widzę jak otwiera sobie portal i wsiada na motocykl. Jest sta caldo. Po odłączał się od wszystkiego co ziemskie. Però prima. Ma... Una moto perché vedo Magda che ride. Widzę, że na słowo motocykl, Magda uśmiecha się. Ej, jest moto Ej, eh, Allora, jest andato nel portale. Preso dalla moto, però poi è tornato indietro e prima ho visto una scena dove le faceva una carezza sul viso. Vedo però come wróci con il suo lavoro a motociclo, e vedo adesso come doti le tue parole z z zitta. Non le vuole dire niente. Non dire. Lei lui sta dicendo che si rincontreranno presto da un'altra parte. Mówi jej, że po drugiej stronie się kiedyś spotkają. Recuperują il tempo perduto. I odzyskują ten utracony czas. Lui era attaccato alla Terra w jakiś sposób, a ora jest staccato? A lei era. Czy on był połączony z Ziemią w jakiś sposób? Był połączony z nią. Czy le niej jakieś problemy? Meviany migranio. Pojawiła mi si è un'imigrena. Ora si è staccata. Però adesso odłączył się od niej? Sì, si sta rendendo conto. Tak, zdał sobie sprawę z tego wszystkiego. Si è messo una giacca di pelle, adesso sta andando via la saluta dalla moto. Założył sobie skurzoną kurtkę e pozdrawiamolo. Chegna się z niente na tymotociclo. Va bene, lo salutiamo. Dimmi, dimmi. È andato, è andato via. Odjechał. Ok, lo salutiamo e vediamo a quanto vibra Magda e a quanto sta adesso la sua consapevolezza. To żegnamy go i teraz zobaczmy jaka jest wibracja Magda oraz poziom świadomości. La vibrazione la vedo molto alta i la vedo a 7 miliardi, adesso. Teraz wibracja jest bardzo wysoka i wynosiła 7 miliardów. Consapevolezza 170%. Posiamo si vedamo si sta a 70% PSP: 45-55 Rovnovaga mentre tu sciamatematore, io vedo un perfetto equilibrio. Mentre me lo chiedevi, ho visto due, due eh, com come posso dire, come se si fossero fuse, due eh, luci che si fondono tra di loro, due colori. Ho visto un viola e un bianco che si fondono via, ho e visto questo.

Esiste, mh, wiadomo, shoddu, shay, chaw, magde, dom, magde, to na koniec jeszcze wiadomość od duszy i ciała etycznego Magdy do Magdy tutaj na Skype'ie. Lej dice, że il viola è il suo colore. Ona mówi, że fiolet to jej kolor. Dice che è il colore della. dell'apertura e della ricerca di se stessa. Moglie già da coloro e samego. Dice che si mostra così insieme alla pie perché il bianco e il viola si mischiano e fanno, fanno una vibrazione forte, mi dice questo viola. Mówię, że tak się ukazuje z tym ciałem eterycznym białym, bo mówi, że to połączenie tej bieli i tego fioletu powoduje tą wysoką wibrację teraz. Disaje, kiedy paura di e di guardarsi dentro Mówią, aby nie bała się otworzyć i ale wcześniej również żeby nie bała się zajrzeć do swojego wnętrza. Dice di accettare se stessa e accettare quello che può, quello che, che può o non può fare, deve accettare, deve accettarsi. Dice di accettare, deve accettarsi. Dice co accettare, jak accettare. Dice di accettare. deve trovare accettare. equilibrio tra accettare. troppo e accettare. poco di accettare. Dice di accettare. Dice di accettare. Dice accettare. Studiando se stessa tramite, mi dice, questo colore, il viola, il suo colore. Tramite Stu se stessa, studiando se stessa, troverà un equilibrio. Studiando siamo presso un color fioletovico, trovando un equilibrio con se stessa, avrà meno paura di mostrarsi all'esterno e riuscirà a trovare. Ener anime energie PS che sono in vibrazione mh, corretta con lei che risuonano con lei znajdując tą równowagę w sobie będzie łatwiej się otworzyć na te nowe dusze, które będą w rezonansie z nią samą. Mi si mostra così mi mostra vedo lei di oggi con la mano e sulla sua mano, c'è una palla viola e bianca. I teraz pokazuje mi mm się -hmm. tak, jak wygląda dzisiaj, tak jak ją tutaj widzimy, i wręcz trzema kulę biało-fioletową. Lei dice: Questa è la mia energia adesso, quella di adesso. I mówię Że to jest moja energia witalna obecna. Basta, sorride. To wszystko uśmiecha się. Perfetto, Sabrina, pronta a tornare? Gotowa do powrotu? Disconnettiti allora da tutto e tutti e noi torniamo eh, al tempo. Passiamo meno. a informazioni prima, Lucio? Sì, giusto. No. Questo, però, in realtà lo facciamo sempre. Dille di passare le informazioni a tutti quelli a cui le vuole passare, cioè i familiari che ci ha elencato all'inizio e tutti gli altri. E per caso, informazioni forti tempierà, mamma e prato, Questa cosa, cosa lo facciamo sempre in, in automatico, è inevitabile. To robimy tak człowiek zawsze, automatycznie. Ha fatto tutte palline viola, lei, di energia. Utworzyła takie właśnie kulki koloru fioletowej energii. Le pasa tutte le persone, che conosce, e le passa all'interno della Matrix. Podaję te kulki teraz wszystkim tym, które zna, oraz w ogóle na cały Matrix i rozprzestrzenia. Fatto. Fatto. Io oh. disconnettiti da tutto e tutti